Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di Rigopiano, del processo Rigopiano, perché domani al Tribunale di Pescara si torna in aula per l'udienza preliminare sul disastro dell'hotel di Farindola in cui persero la vita 29 persone. Oltre 250 potranno trovare posto nelle diverse aule del Palazzo di Giustizia messe a disposizione proprio dalla presidenza del Tribunale, aule che saranno tutte in collegamento attraverso dei monitor. Uno degli avvocati difensori, il noto penalista Arturo Messere, ha spiegato l'organizzazione del processo e sentiamo il servizio di Tonino Danese. Domani l'attesa udienza preliminare al Tribunale di Pescara sul disastro di Rigopiano, dopo diversi rinvii, gli ultimi per l'emergenza Covid, per garantire tutte le misure di sicurezza. Il 18 gennaio del 2017 una slavina travolse e fece crollare l'hotel di Farindola, provocando 29 morti, 25 gli imputati nell'inchiesta principale, 7 quelli dell'inchiesta bis per depistaggio. Oltre 250 tra magistrati, avvocati di parte, personale della cancelleria, gli stessi imputati impegnati in quello che è uno dei processi italiani più importanti. Questo processo riprenderà in 5 aule diverse, in connessione le stesse in videoconferenza. E accadrà che in una aula ci sarà il giudice, il cancelliere, i due pubblici ministeri, gli avvocati degli imputati e gli imputati. Poi ci sarà una seconda aula dove ci saranno i responsabili civili, che sono 5, e i legali dei responsabili civili, e poi ci sarà una parte degli avvocati delle parti civili. Nell'aula, in un'altra aula, diciamo l'aula, terza aula, ci saranno gli altri legali di parte civile, circa 18, e in un'altra aula ancora ci saranno i restanti avvocati di parte civile, che sono in tutto circa 52. Nell'aula alessandrina ci saranno tutte quante le parti civili. Pare che tra l'altro il giudice dell'udienza preliminare intende fare le udienze settimanalmente, ma questo, ripeto, sarà deciso domani. Un processo molto delicato, ha spiegato Arturo Messere, per la situazione fattuale, per numero di imputati e parti civili, che terrà tutti impegnati in un lavoro di non poco conto. A proposito delle responsabilità, va detto che noi avvocati difendiamo, e poi se ci sono responsabilità umane o meno, beh, questo lo decideranno i nostri giudici. Mondo della politica in lutto per la morte dell'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, deceduto ieri pomeriggio in ospedale a Teramo a seguito dei gravi traumi riportati in un incidente avvenuto a Sant'Omero. Mercante, 50 anni, era su una moto di grossa cilindrata che per cause in corso d'accertamento si è scontrata con un SUV Toyota RAV4 condotto da un uomo di 71 anni di Canzano. L'incidente, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Nereto e della compagnia di Alba Adriatica, che sono intervenuti sul posto assieme alla polizia locale di Sant'Omero, è avvenuto quando l'auto, ferma sul lato della carreggiata, si è immessa sulla strada. Mercante, consigliere regionale dal 2014 al 2019, in passato era stato anche consigliere provinciale di Teramo, svolgeva la professione di consulente finanziario e viveva a Giulianova, dove domani alle 15.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Pietro. Unanime, chiaramente, il cordoglio da parte di tutta la politica regionale. E adesso andiamo avanti, parliamo di scuola. Partiamo da una notizia che riguarda i famosi banchi singoli. Il senatore Gianluca Castaldi, che è sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, annuncia che arriveranno presto 88.000 banchi singoli per quanto riguarda la nostra regione, oltre a 35.900 sedie e 27.400 sedute innovative. Questo dice il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, che risponde alle polemiche che ci sono state in questi giorni proprio
sulla mancanza di questi banchi per approntare l'inizio dell'anno scolastico. E noi adesso ci occupiamo proprio dell'inizio dell'anno scolastico, andiamo a San Salvo dove c'è il nostro Paolo Renzetti. Poco fa si è conclusa la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo scolastico di San Salvo. Paolo, un polo scolastico innovativo e anche al passo con i tempi Covid. Raccontaci com'è andata la mattinata. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene, una giornata importante di festa per San Salvo, ma direi per tutto il comprensorio vastese, per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico di San Salvo, oltre 1000 metri quadri, con aule di ultima generazione, con un ricambio d'aria proprio per far fronte anche all'emergenza sanitaria Covid-19, spazi molto ampi all'interno e all'esterno di questa scuola. Davvero un polo scolastico di ultimissima generazione, quello inaugurato questa mattina a San Salvo alla presenza delle massime autorità civili e militari, il taglio del nastro che è stato proprio portato a termine pochi minuti fa dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al suo fianco il sindaco di San Salvo, l'avvocato Tiziana Magnacca, e poi gli assessori regionali Febbo e Campitelli, oltre a tutti i sindaci del comprensorio vastese. Davvero una giornata di festa, una giornata che ha visto praticamente la presenza qui all'esterno del polo scolastico di San Salvo di tantissimi tra alunni e genitori e anche cittadini del centro qui del Basso Abruzzo. Una scuola che nasce sotto i migliori auspici, l'inaugurazione in una città come quella di San Salvo, che vive, come è noto, anche delle criticità come tutto il vastese, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, e anche in questo senso l'inaugurazione di questa scuola ha un valore tutt'altro che simbolico. Presenti, come detto, questa mattina tutte le maggiori autorità, le principali autorità civili e militari, e c'era anche alla sua seconda uscita ufficiale il prefetto di Chieti Armando Forgione, accompagnato dal questore di Chieti Ruggero Borzacchiello. Allora possiamo andare a vedere il contributo proprio con le interviste che abbiamo realizzato con il prefetto di Chieti e con il questore. L'inaugurazione di una scuola è sempre una bella notizia, soprattutto di questi tempi, e poi parliamo di questo polo scolastico di San Salvo, nuovo di zecca. Ma io, guardi, già quando sono arrivato, vi dico la verità, sono rimasto colpito di questo spazio che c'è intorno, perché le scuole devono avere, secondo me, aria intorno, spazi, i bambini non possono essere reclusi, già stanno in quattro mura, poi se intorno li circondiamo di palazzi, ove è stato possibile, come in questo caso, ho apprezzato moltissimo, senza essere ancora entrato. Già questo esterno così bello, ecco, bene, complimenti a chi ha fatto queste scelte e chi ha fatto queste cose. Questa è una giornata di festa, tanti giovani, tanti bambini, tanti ragazzi, tanti genitori, inizia l'anno scolastico, vogliamo lanciare anche un messaggio proprio in vista del suono della prima campanella. Ma io il messaggio per me deve essere sempre un messaggio positivo, guardate, le difficoltà ci sono, l'emergenza Covid purtroppo non è cessata, lo dico con rammarico, però i bambini bisogna riportarli a scuola, io sono di questo avviso, non c'è un'alternativa, sarà perché forse la nostra formazione, quella delle generazioni a cui appartengo io, ma anche quella dei miei figli che ho visto crescere nelle varie alternative scolastiche che hanno avuto, devo dire, pensarli a casa è davvero brutto, quindi ben venga questa cosa, e ho aderito immediatamente con grande piacere, perché un nuovo polo scolastico in questo momento mi sembra proprio veramente un bel momento, ecco, devo dire, e va sottolineato questo bel momento. Signor Questore, siamo a San Salvo, siamo nel Vastese, una zona da voi sempre attenzionata con particolare riguardo.
Sì, abbiamo sempre considerato questa zona tra i primari obiettivi della sicurezza della provincia. Come ha sottolineato il signor prefetto, siamo sempre in campo, noi come forze dell'ordine cerchiamo sempre di offrire il meglio alla collettività per assicurare una tranquillità e soprattutto il benessere della collettività. E in occasione appunto di queste cerimonie, come può essere l'apertura di una scuola d'infanzia, è anche importante sottolineare questo momento che dà maggiore visibilità e importanza al territorio. Abbiamo dunque ascoltato ai nostri microfoni il prefetto di Chieti, il questore di Chieti, ovviamente grande riguardo anche dal punto di vista proprio sociale all'inaugurazione di questa scuola che sorge tra l'altro in un quartiere periferico della città di San Salvo. Tornando invece al plesso scolastico, davvero come dicevamo di ultimissima generazione, con ricambio d'aria nelle aule, con riscaldamento a pavimento e con ampi spazi e ovviamente aule predisposte con banchi monoposto, davvero una scuola di ultimissima generazione. Come detto, il taglio del nastro è stato effettuato dal presidente della regione Marco Marsiglio questa sera nel corso della seconda edizione del nostro telegiornale. Vi proporremo anche l'intervista che abbiamo realizzato con il presidente Marsiglio. E dunque tutto da San Salvo. Alfredo, se non ci sono domande possiamo restituire la linea. No, grazie a Paolo Renzetti per questo contributo da San Salvo. Noi proseguiamo il nostro telegiornale e continuiamo a parlare però di altri argomenti, come ad esempio quello della vertenza che riguarda la vendita dello Shan, tagli per 140 posti di lavoro, sindacati che insomma chiedono che si faccia presto e si salvaguardi il lavoro in una provincia, quella di Pescara, che sta subendo da tempo numerosi tagli anche nella grande distribuzione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Cosa vi hanno comunicato? Assolutamente niente. Cambia la gestione di Auchan e vengono tagliati circa 140 posti di lavoro. E questo perché chi subentra ha rilevato solo una parte delle attività. Gli ipermercati in questione sono quelli di Pescara e Cepagatti, che dalla società Margherita Distribuzione sono passati alla Maior SRL del gruppo Despar. La nuova gestione ha annunciato che 140 persone rimarranno a casa. Di queste 75 hanno già scelto l'esodo incentivato, mentre altri 65 sono al momento senza lavoro in cassa integrazione a zero ore, mentre attendono il 22 di settembre la telefonata che comunicherà a loro se dovranno cercarsi o no un altro impiego. Uno degli aspetti maggiormente criticati da lavoratori e lavoratrici riguarda i criteri in base ai quali la Maiora deciderà chi rimane e chi andrà a casa. Non capiamo i loro criteri oggettivi che hanno usato per scegliere il personale, quindi è normale che avevamo l'ansia, come non è giusto che il 21 ci sia il passaggio delle chiavi e il 22 ci dicano chi è entrato e chi non è entrato. Io sono 13 anni che sono in Auchan, anch'io ho due figli a carico e sono monoreddito e purtroppo non sono stati contemplati i carichi familiari nella loro modalità di scelta, per cui sono molto preoccupata, perché comunque io sono un quarto livello come i miei colleghi del food, ma comunque appartengo al reparto cassa, per cui non so se poi effettivamente verrò scelta. Insomma, il criterio sarebbe quello del reparto in cui si è impiegati, benché in molti casi i dipendenti svolgano diverse mansioni in diversi reparti e benché alcuni siano stati trasferiti non molto tempo prima del passaggio di gestione. Coloro che lavorano nel food, ovvero nella distribuzione alimentare, dovrebbero conservare il posto, ma nemmeno loro in questi giorni dormono sonni tranquilli. Essendo 14 anni assunta da Auchan, essendo anche monoreddito, con tre figli, un marito disoccupato, io faccio parte del food, però sempre in base ai criteri ancora si sa, cioè, ci chiamano
per sapere chi ha preso e chi no. Il sindacato spinge affinché non ci sia alcun licenziamento, tuttavia la trattativa sembra essere giunta a un punto morto. Adesso ce la vedremo in tribunale, dicono dalla CGIL, mentre si organizza per questo weekend una manifestazione davanti ai punti vendita. Per legge tutti i lavoratori hanno diritto a subentrare nell'azienda che arriva e crediamo che sia sbagliato che il sindacato possa partecipare a una trattativa in cui alla fine si stabiliscono dei criteri per cui c'è qualcuno che sta dentro e qualcuno che sta fuori. Sono delle scelte che eventualmente l'azienda farà e che noi contesteremo con le proteste e con le cause in tribunale nel momento in cui si concretizzeranno questi atti, secondo noi sono discriminatori. Il passaggio di gestione si completerà il 21 e se non ci saranno altri investitori, molti dipendenti diventeranno esuberi. Io arrivo tra l'altro dalla Sardegna, quindi ho varcato anche il confine e quindi mi ritrovo in questa situazione dopo 30 anni. Alla mia età, 55 anni, chi mi riprende? E comunque appunto anche durante il Covid noi abbiamo lavorato sempre, cioè senza mai tirarci indietro. Proseguiamo con una notizia di cronaca. Un uomo di 39 anni, camionista, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pescara per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione di un magazzino di pertinenza dell'abitazione dell'uomo, hanno trovato un involucro di cellophane contenente diversi panetti di cocaina, alcuni dei quali già suddivisi in dosi e dunque pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 500 grammi. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Velletri. Proseguiamo ora e torniamo nel Vastese. Ancora problemi per la carenza idrica. I sindaci del comprensorio, guidati dal primo cittadino di Vasto, hanno incontrato il prefetto di Chieti per l'apertura di un tavolo di lavoro per cercare di risolvere e fronteggiare l'emergenza. Sentiamo il servizio. È il caso di dire che prosegue l'estate calda sul fronte dell'acqua nel Vastese. Avete avuto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto, a breve partirà un tavolo, anzi una riunione, una prima riunione già c'è stata. Insieme a Tiziana Magnacca abbiamo chiesto un tavolo permanente sulla crisi idrica affinché ci sia concertazione, monitoraggio e incontro fra tutte le istituzioni. Il gigantesco lavoro del prefetto ha portato a questo e quindi a cosa è stato fatto, a cosa si sta facendo e alle cose da fare. Soprattutto sulle cose da fare abbiamo chiesto a lui che faccia sostegno e sollecitazione alla Regione Abruzzo e ai ministeri competenti affinché vengano finanziate le opere attinenti il potabilizzatore di Altino e la messa in sicurezza e l'innovazione della rete idrica esistente a Vasto, che risale a 70 anni fa e ha una dispersione idrica imponente. I cittadini ovviamente dopo un'estate così sono abbastanza inquieti, se così vogliamo dire. Siamo tutti inquieti, anche noi sindaci, e portiamo proprio l'inquietudine dei cittadini, l'abbiamo rappresentata in tutte le istituzioni. In questi 4 anni di duro lavoro abbiamo portato importanti risultati, oltre 15 milioni di euro per l'ampliamento della diga di Chiauci, 3 milioni per il cercaperdite, 1 milione per Vasto Marina per le acque bianche, ma non basta, vogliamo, esigiamo di più, la Regione e lo Stato ce lo devono dare. Il clima non aiuta perché continua questo periodo di siccità, ormai non piove da oltre un mese e mezzo. Questo è vero, ma è un clima che ci accarezza, è un clima che ci sorride, è un clima che genera turismo e opportunità per noi. Ora dobbiamo garantire i servizi e il servizio idrico va garantito. Voltiamo pagina. Il 26 e 27 di settembre a Teramo si svolgerà il Festival dei Vizi e delle Virtù, 48 ore di eventi consecutivi tra Piazza Sant'Anna e i Giardini Pannella, dove si alterneranno concerti e forum filosofici. Tra gli ospiti anche Diego Fusaro. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Teramo vivrà 2 intense giornate tra vizi e virtù. Il 26 e il 27 settembre in Piazza Sant'Anna e nei Giardini Pannella si svolgeranno senza sosta 20 eventi che daranno forma ad un festival filosofico-musicale organizzato dall'associazione Cioco Carioca. 48 ore per riflettere e approfondire se sia meglio il vizio o la virtù, e tra gli ospiti più attesi il filosofo Diego Fusaro. I vizi e le virtù sono legate al flusso della vita, quindi i vizi sarebbe quello che ti riduce il flusso della vita. La vita.
vita, e la virtù è quello effettivamente ciò che ti porta al flusso della vita a essere più scorrevole, no? Quindi ciò che unisce vizio e virtù è il flusso della vita, e difatti la musica brasiliana, la musica sudamericana è collegata, intimamente collegata alle passioni, all'erotismo, ai contatti del corpo, eccetera eccetera. Quindi noi non lo vediamo, no, in questa maniera così dicotomica, no, come abbiamo visto anche come si vede nell'ambito religioso, però è questo. Noi dobbiamo, cioè addirittura abbiamo collegato uno nell'altro, cioè c'è una metamorfosi dei vizi, delle virtù. Cioè, quali saranno questi eventi? Beh, gli eventi sono numerosi, no? Cioè, solo per esempio dal punto di vista musicale avremo 4-5 concerti, ci saranno poi tanti artisti, ma io non mi concentrerei solo sulla musica, perché gli eventi sono tanti, sono più di 17-18 eventi, in cui praticamente, come hai detto benissimo tu, sono 48 ore di cultura diretta, cioè nel senso ogni ora in cui noi ci troveremo lì, ci troveremo sempre qualcosa, dallo yoga alla musica, ai dibattiti filosofici, alla fotografia, al teatro, quindi è un evento alla cultura tout court. De Mandeville sosteneva che se un popolo aspira ad essere grande, il vizio è necessario allo Stato quanto la fame per mangiare. La virtù da sola non può far vivere le nazioni nello splendore. E adesso un'ampia pagina di sport. Nell'amichevole di Pineto il Pescara ha superato la Ternana per 1-0 grazie ad una rete nel primo tempo di Galano. Brilla Masciangelo tra i biancazzurri, bene anche i nuovi, Maestro e Setter e il baby Diambò. Sabato alle 18, nuovo test sempre a Pineto nel triangolare coi padroni di casa e la Vastese. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Nel secondo test precampionato il Pescara supera di misura la Ternana al Mariani Pavone di Pineto grazie a un gol di Galano a metà primo tempo. Discrete indicazioni per il tecnico Massimo Oddo, che se da una parte aspetta diversi altri tasselli dal mercato, dall'altra si gode un Masciangelo, il migliore in campo, in forma campionato, il pendolino ammirato nel play-out col Perugia. E buone indicazioni sono arrivate anche dal baby Diambò, in campo con buona personalità, e dai nuovi Setter, impiegato al centro dell'attacco, e Maestro al suo debutto in biancazzurro. Oddo ha schierato quello che è sembrato per ampi tratti un 4-3-3 più che un 4-3-2-1, con Maestro nel trio d'attacco al posto dell'infortunato Bocic e Valdifiori in cabina di regia. Una costante supremazia quella biancazzurra, con l'asse Mancino, Masciangelo, Maestro a martellare, pur senza nitide palle gol, almeno fino al 23esimo, quando Galano accelera la sua maniera e con un sinistro a pelo d'erba sorprende Iannarilli per quello che sarà l'unico gol del match. Ternana sempre sulla difensiva e che non sfrutta sullo 0-0 uno spunto di Torromino. Nella ripresa ci sono subito Del Favero e Busellato per Fiorillo e Omeonga, e Setter, dopo tanto lavoro, spalle la porta. Al secondo minuto si può esibire nel pezzo forte la progressione, ma Iannarilli gli nega la soddisfazione personale. La migliore palla gol delle Fere al 14esimo, cross di Furlan e tacco dell'ex vantaggiato su cui Del Favero è attentissimo. A metà frazione Galano non sfrutta l'assist del solito Masciangelo. Sulla girandola di cambi col Pescara che chiude con il 4-4-2, la partita si sopisce fino al fischio finale. Sabato alle 18, triangolare per il Pescara, sempre a Pineto contro i padroni di casa e la Vastese. Presidente Sebastiani, intanto un commento su questa seconda uscita stagionale del Pescara. Ma sicuramente bene nei primi 30-35 minuti, molto bene direi. Poi dopo noi siamo ancora un po' pesanti, perché abbiamo iniziato un po' in ritardo rispetto agli altri, e poi la Ternana è una squadra importante, costruita per vincere il campionato, c'ha tanti giocatori di categoria superiore, quindi era un buon test e credo che sia andato anche bene. Molto bene Masciangelo, migliore in campo, tra i nuovi Maestro e Setter si sono ben distinti. Diciamo che li abbiamo presi per quello, però questo è un test che lascia il tempo che trova. Crediamo che di aver preso due buoni giocatori, poi il campionato dirà se questo sarà vero o no, però oggi hanno fatto molto bene pure loro. Masciangelo teme l'arrivo di Jarosinski?
Ma secondo me è una squadra che vuole lottare per qualcosa, non deve temere niente nessuno, sanno che saranno 22-23 giocatori e si devono giocare il posto ogni partita, è importante, ma Sciangelo sta facendo molto bene, quindi credo che non debba aver paura di nessuno, però non si può nemmeno pensare che una squadra possa essere costruita senza alternative o addirittura magari l'alternativa diventa titolare. Questo... Ma arriva Jarosinski, Presidente? Ma credo di sì, noi abbiamo fatto un accordo sia col giocatore che con l'agente, ma anche col Genoa. Il Genoa sta aspettando di chiudere una sua operazione in entrata per liberare il ragazzo. Su Dionisi e Ceravolo, che sono nomi, uno uscito ultimamente, Ceravolo, Dionisi c'è già da un po'. Non è che vi confermo, sono questi i giocatori che sono sul mercato, sono Dionisi, sono Ceravolo, sono Trotta, ma Ceravolo neanche tanto è sul mercato, quindi Tutino è un giocatore che deve andare a giocare, però su questi 4-5 nomi, forte della Juve Stabiam, su questi 4-5 nomi ci sono praticamente tutti, quindi c'è anche il Pescara. Angella continua a essere sul taccuino, anche se lì è un po' smentito. No, ma io continuo a smentire, sul taccuino Angella non è sul taccuino del Pescara, ci sono dei giocatori che chiaramente dobbiamo prendere perché per numero siamo pochi e onestamente oggi sono tre difensori centrali sulla carta, che c'è Risalde, Scognamiglio e Drudi, quindi Tui e Antei possono essere dei profili loro, ma ce ne sono anche altri e Bocchetti e Repetto stanno lavorando su questi nomi. Adesso la C, sorteggiati ieri i calendari di Lega Pro nel pomeriggio, partenza impegnativa per il Teramo che all'esordio se la vedrà con il Palermo e alla seconda giornata andrà a Bari. Ultimo avversario la Viterbese dell'ex Maurizi per un torneo con tanti turni infrasettimanali che scopriamo di più nel servizio di Jacopo Forcella. Un avvio dal fascino indiscutibile. Il Teramo parte al Bonolis il prossimo 27 settembre contro una neopromossa che però tutto è tranne che una matricola, il Palermo. Saranno i rosanero, reduci dal successo dell'Interregionale, ad inaugurare la stagione della ripartenza vera del campionato di Serie C biancorosso. Squadra che punta subito al doppio salto e dunque avversario difficilissimo in uno stadio, quello di Piano Daccio, che sarà certamente ancora a porte chiuse. Così come lo sarà il San Nicola di Bari alla seconda, perché è lì che il Teramo si recherà al turno numero 2 per un avvio al Cardiopalma. Terza giornata sarà il primo infrasettimanale il 7 ottobre con l'incognita. Certamente tra le mura amiche, ma quella Y dovrebbe rappresentare una tra Bisceglie e Foggia, che hanno ancora 10 giorni di tempo per regolarizzare l'iscrizione dopo che il Consiglio federale le ha reinserite tra i professionisti. Tanti gli infrasettimanali per chiudere la stagione nei tempi previsti. Doppia trasferta a fine novembre tra la 12esima e la 13esima contro la Ternana Liberati e la Virtus Francavilla, prima di un rush finale per il Diavolo dal sapore molto campano. Turris, Cavese, la X e l'Avellino. Chiusura all'Enrico Rocchi il prossimo 17 gennaio contro la Viterbese dell'ex Agenore Maurizi, prima del girone di ritorno. Alla presentazione il presidente della Lega Pro Ghirelli è tornato sulla composizione di ieri dei gironi e sulle polemiche sollevate dal Teramo per essere stato inserito ancora a Meridione. Sono 5 anni, 5 campionati che si fa questo taglio da questo punto di vista. Ci sono stati altri società che capisco la loro amarezza rispetto alla suddivisione, penso il Teramo, penso la Viterbese, penso la Ternana, però lì purtroppo c'è la latitudine, quindi quello è. Però lo voglio dire perché il lavoro che abbiamo fatto è la congiunzione di una serie di elementi molto semplici, il fatto che non ci fosse un'indicazione maggioritaria rispetto a quale tipologia di girone ed era difficile andare ad un cambiamento. Ci siamo presi un impegno per il prossimo campionato di lavorare in modo tale da ragionarsi rispetto al format e alla suddivisione. So benissimo che con questo non faccio nessun elemento di togliere il malcontento che vi è, che è anche ragionevole in questa direzione, però rispondo alla domanda. Il campo è l'unico che dà una valutazione, vedremo anche nel girone C, ci sono squadre di grande lignaggio, di grande storia dal punto di vista. Il vero
problema è che questa Serie C quest'anno è un campionato fortissimo complessivamente. Girone di ritorno che parte il 24 gennaio con la sfida al Barbera di Palermo, chiusura della stagione regolare il prossimo 25 aprile. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo che tutti i nostri servizi saranno tra poco disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velo, chiaramente dedicata al mondo della bicicletta. Grazie ancora e buona giornata.